Buongiorno a tutti e bentornati sul canale anche oggi. Sono mesi ormai che di sabato in sabato stiamo girando tutte le vette di Abruzzo, Lazio, Molise e oggi siamo proprio nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, nel PNALM. E faremo questa bella pettatina oggi con 13 km e 46 all'incirca, ma penso saranno di più. Perché questo sentiero qui, che è il 06, fa fare questa escursione che è Fonte Canari, Rocca Altiera, Colle San Giacomo. Mentre noi faremo la cima di Bella Veduta e Rocca Altiera. Quindi niente, io come sempre parto spedito, ma poi mi perdo in un bicchiere d'acqua. E quindi andiamo alle presentazioni. Con noi, come sempre, immancabilmente, ci sarà sempre, non mancherà mai, il grande zio, che anche oggi a metà percorso può darsi che rientra la macchina. È un mese che c'è un raffreddore in mar de gola, sta ucciso, però oggi mi piace questa zona, poi in particolare l'amo, amo la ciociaria, ciociaria, perché siamo partiti dal paesino di dal paesino di Sette Frati, esattamente in via Casini, dove c'è questo spiazzo. Sì, perché poi si è fatta tutta la zona della Valle del Comino, quindi siamo passati pure per Posta di Breno, Alvito, belli, bei posti, ve lo consiglio. E con noi, buongiorno. Ormai potrei fare la stessa cosa che faccio con lo zio, anche come meno, sempre, anche immancabilmente. Meno. Non manca mai, Sara. Buongiorno a tutti, No, no, anche meno, non posso mai mettermi a competere con zio che fa finta di niente. Vamos! E quindi niente, ragazzi, abbiamo fatto la nostra solita introduzione, abbiamo cazzarato e adesso si parte e cominciamo a camminare per di qua. E anche oggi, altra giornata calda di un inverno che continua a tardare ad arrivare. E vabbè. Proseguiamo per la Carrareccia, se si dice così, però i segni non dicono, e quindi io direi che è stata la salita giusta. Ma che cazzo dici? Niente, i ragazzi il fiume non lo sentono e quindi siamo saliti dalla Carrareccia su un primo punto di salita, ma non segnato, quindi andiamo a culo e a traccia GPS, vediamo. Qui sembra quasi Val d'Aosta, abeti e non faggi. Siamo partiti da qua giù, abbiamo proseguito per la Carrareccia e eccola. Quindi adesso facciamo questa bella vettata qui e poi su in cresta. Altra bella vettata al PNALM, sempre montagne ignoranti, ho fatto un tamaro.
ho fatto Monte Amaro, non ce n'è per nessuno. Quando hai fatto Monte Amaro hai fatto tutto. Piccola pausa merendina con questa meravigliosa vista e da qui adesso ripartiamo e ce ne andiamo su cresta cresta, su per le due vette di giornata. Giornata pazzesca, caldo incredibile, anche se su in vetta si sta bene. E niente, continuiamo la passeggiatina. Che pettata, ragazzi! Mamma mia! E questa! Sono emozionato! Finalmente la prima vetta di giornata! Dopo una gran pettata! Siamo alla bella veduta! 1985 metri! Prima! Bella veduta! Bella veduta! Ah, beh! Che cosa? Bella veduta! Che bella veduta che c'è da qua! Oddio! Grande zio che raggiunge la bella veduta! Dopo tanto! Una vetta la vedo pure io. Però guarda che bella veduta che hai! Sì. E dopo una pettata ignorante! Lasciamo la sud-ovest della bella veduta e proseguiamo! Dritti in cresta! Infatti questo è Monte Bella Veduta, la cima centrale. La veduta è veramente bella, questo dovrebbe essere il meta. Qui c'è la Maiella, mamma Maiella, di giù Corno Grande. E vediamo se riusciamo a vedere qualche altra cosa. Da qua non siamo bravi. Da ste zone, a sti pizzi. A sti pizzulla. Non ci capisco anche. A sti pizzulla. Il grande zio che piano piano ha cominciato a accusare un po' dei crampi, ma non si arrende. Testa bassa e un passo alla volta. Seconda vetta fatta. Mamma mia, raga, ma che avevo? Non ho mai fatto una montagna. Hai fatto il Monte Amaro? Monte Amaro, avevo fatto. No. Ero giovane, 2 anni fa. Siamo lasciati alle spalle la bella vista. E adesso continuiamo cresta cresta. Comunque ragazzi, Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Fenomenale. Veramente bello.
Rocca. Terza cima. Altieri. Terza cima, diciamo che la bella vedura è una cima. Sì, guardala. È più alta, eh. Eh sì, è 2,61, questo è 2,18. Terza cima di giornata, ragazzi. Siamo partiti da qua giù. Abbiamo fatto tutta questa pettata qui. Siamo arrivati fino su alla bella veduta e poi cresta. Bellissima questa cresta, stupenda, fino a Rocca Altieri. Stupendo, veramente meraviglioso. Comunque, quella è l'antenna che dicono. E comunque l'ho scelto io oggi. Comunque l'ho scelto io. Sì, certo, bello, bellissimo, stupendo. Sta cosa lo famo. Che? Sì. Quella. Però questo è bello. Il nome del nome. L'ho scelto Miletto. Io. Miletto, il Miletto va fatto. Miletto. Va fatto perché l'ho visto, non è quello dritto, devi fare tutto un giro, sono 17, 20 km, 30, 50 km, cioè, sali, scendi. Il dislivello di 10 metri. Laghetti, che sì, il dislivello la paura. L'ho scelto io. Non è dritto per dritto. Ogni settimana è così, ragazzi, tutta la settimana a cercare di scegliere la vetta. La fa e... A me le montagne così mi piacciono. Adatto, qua è tutto bello. Guardate che spettacolo. Che meraviglia, guardate che meraviglia. È il meta?